sono sempre Victor Laszlo 88 e oggi voglio parlare di un argomento che secondo me si merita una certa attenzione. Infatti domani, sabato 12 agosto, uscirà nelle sale un film italiano che sembra essere molto interessante, intitolato Monolith e è diretto da Ivan Silvestrini. Penso che in tanti già sappiano di cosa io stia parlando, perché il film sta godendo di una certa pubblicità grazie anche al fatto che è una produzione Sky Cinema in collaborazione con Bonelli. Si tratta di un thriller con forti elementi fantascientifici, girato con attori che hanno parlato in lingua inglese, che sono stati ridoppiati in un secondo momento, almeno da quello che mi pare di aver capito. Se così fosse, la cosa mi piacerebbe, perché mi ricorderebbe la tendenza degli anni 70-80 in cui i film italiani venivano esportati anche all'estero, perché spacciati come film americani. Quindi il tutto nasce da un soggetto di Roberto Recchioni, personalità di spicco molto nota nell'ambito del fumetto italiano che tanti sicuramente conosceranno, ma la cosa ancora più intrigante di questo Monolith è che è stato sviluppato parallelamente alla graphic novel omonima edita da Bonelli, disegnata da Lorenzo Ceccotti, scritta dallo stesso Recchioni insieme a Mauro Uzzeo, che ha anche coscritto la sceneggiatura del film. E adesso devo fare una piccola premessa. Io stimo Roberto Recchioni quando si muove nell'ambito fumettistico, perché da anni ad esempio cura la testata di Dylan Dog per la Bonelli e ha portato una ventata d'aria fresca a tutto il mondo che coinvolge questo personaggio, e diciamocelo, il brand ne aveva veramente bisogno, quindi sta facendo un lavoro egregio dal mio modesto punto di vista. E poi precedentemente aveva creato un'opera fumettistica di ampio respiro come John Doe, che avevo grandemente apprezzato, e ha contribuito anche a creare opere come Orfani e Battaglia. Quindi stimo la gran parte del suo lavoro in ambito fumettistico. Ho dei problemi con il Recchioni che si muove nell'ambito della critica cinematografica, perché lui scrive spesso su testate e siti autorevoli circa l'argomento, e io mi trovo sempre l'opposto delle sue opinioni. In particolar modo sono rimasto agghiacciato da come ha analizzato Transformers L'Ultimo Cavaliere. Però sono opinioni, ognuno può pensarla come vuole, è solo che a me non piace quando la voglia di provocare prevalica la voglia di analizzare seriamente un film. Quindi ho saputo che Monolith era un progetto in cui era coinvolto anche Recchioni, ho pensato mi vado a informare meglio, ma sulla carta la cosa mi entusiasma, perché ha una visione del cinema che non mi piace per niente, e questo potrebbe inficiare il mio apprezzamento per il film. Però non volevo essere assolutamente prevenuto, mi sono informato, ho scoperto che Recchioni è solo fornito soggetto e che ha lavorato per lo più alla graphic novel. Certo, però andrà orgoglioso del fatto che da questo progetto sia nato un film italiano che tratta un genere non particolarmente familiare al nostro cinema, perché comunque la trama di base è quella di una donna che si trova con il figlio rinchiuso all'interno di questo SUV futuristico chiamato Monolith e non riesce a farlo uscire. Quindi si tratta di fantascienza, sicuramente la base è quella del thriller, ma gli elementi fantascientifici ci sono, e pare che abbia anche una narrazione abbastanza peculiare. Quindi, appurato che comunque Recchioni non c'entrava del tutto con il film, ma anche fosse stato così non è che non sarei andato a vederlo, semplicemente la cosa mi dava qualche piccola preoccupazione, sapendo cosa ne penso delle sue opinioni, della sua visione cinematografica. Ad esempio, a me non fa impazzire il fatto che usi così tanto le citazioni nelle sue opere, ma è una cosa su cui posso tranquillamente passare sopra, perché a volte le trovo veramente messe a caso, ma questo è un altro discorso. Io sono molto curioso di guardare questo film, e ho visto che un altro youtuber, Vidomo Z, di cui troverete il canale linkato in descrizione qui sotto, ha fatto un video con l'hashtag nel titolo Supporta Monolith. Ecco, non so se abbia creato lui quell'hashtag, ma io mi ci aggancio e vi invito a usarlo per parlarne sui social, o se volete fare anche voi un video a riguardo, utilizzatelo in modo da far sapere che sta uscendo questo film. Non credo che abbia bisogno in realtà della mia pubblicità il progetto, perché comunque già Recchioni ne sta parlando tanto, si sta facendo un bel po' di pubblicità in generale in giro sui vari siti, però più se ne parla e meglio è, naturalmente. Quindi invito a usare questo hashtag Supporta Monolith su Facebook, su Twitter, su Instagram, dove volete, usate i social, siate social, e credo che sia una scelta abbastanza azzardata quella di farlo uscire a ridosso di Ferragosto.
Da una parte azzardata perché non si sa quanta gente andrà in sala, dall'altra effettivamente non è che ci siano molti film a fare concorrenza. C'è Annabelle Creation, che però comunque è uscito già da una settimana buona e quindi inizia a non essere più un concorrente particolarmente agguerrito. Secondo me in sala c'è spazio anche per Monolith e io credo che sia giusto andare a vederlo, perché comunque di film italiani con tematiche come questa non ce ne sono molti e il cinema italiano negli ultimi anni sta cambiando, si sta osando. Io non lo so se Monolith sarà un gran film, se sarà una cagata oppure no, però credo che si meriti un'opportunità, anche solo per il fatto che si tratta di un'operazione cross mediale italiana, e questo è un valore aggiunto, e non si potrà mai andare avanti se non si inizierà a dare fiducia a progetti coraggiosi, e Monolith è un progetto coraggioso. E dopo aver visto film come Lo chiamano Gigrobot, dopo aver visto Veloce come il vento, Perfetti sconosciuti e molti dei film che hanno iniziato a rimescolare un po' le carte in tavola per quanto riguarda il nostro cinema, io a un Monolith sinceramente mi sento di dare fiducia, anche perché le recensioni che ho letto finora non sembrano essere negative, anzi sembrano essere abbastanza entusiastiche. Si dice entusiastiche? Beh, comunque sembrano essere molto positive. ogni tanto svariono e mi invento i termini, però esista. Ma comunque non ho potuto vedere l'anteprima, mi sarebbe piaciuto, però penso che lo guarderò all'uscita, quindi domani sarò quasi sicuramente in sala. Io auguro buona fortuna a tutti quelli che hanno lavorato a questo progetto. Ora non so se la graphic novel sia già uscita, perché non ho idea se escano in contemporanea, sta di fatto che la recupererò quanto prima perché mi interessa molto, e quindi mi auguro che il film venga supportato dal pubblico, quindi il pubblico siete anche voi. Fateci un pensiero, lo so che molti dicono vabbè, ma allora devo andare a vedere un film solo perché l'idea sembra buona, ma che cazzo di ragionamento è? O solo per supportare il cinema italiano? È un buon ragionamento secondo me invece, perché ci lamentiamo tanto che il cinema italiano è affossato nei due macrogeneri dramma e commedia, che non esce mai niente di nuovo, poi quando esce qualcosa di nuovo e di coraggioso magari non lo si va a vedere. Proviamoci, lo so che molti saranno in vacanza, quelli che non sono in vacanza, quelli che effettivamente hanno la possibilità di andare a vedere il film al cinema, lo facciano. Lo faccio perché magari il film poi è effettivamente soddisfacente, e vedere un film di questo tipo italiano soddisfacente non è una cosa facile. Quindi io spero vivamente che il film possa piacere. Questo è un video per invitare a supportare un progetto che sembra essere effettivamente molto molto importante, e cui hanno lavorato artisti di un certo rilievo. Quindi ancora una volta in bocca al lupo alla crew di Monolith, sia per quanto riguarda i film che per quanto riguarda la parte cartacea. Vi ricordo l'hashtag supporta Monolith, naturalmente appena uscirà e appena lo guarderò farò anche la recensione per supportare nel mio piccolo questo progetto che sulla carta mi sembra essere veramente monolitico, passatemi il gioco di parole. Quindi io vi abbraccio, grazie di essere venuti fin qui, voglio tanto 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 bene, io aspetto troppo, noi ci vediamo al prossimo Movie Vlog.